Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale o benvenuto a chi è qui per la prima volta. Io sono Monkey di Andre e oggi andiamo a fare il primo video del 2020. Quindi ne approfitto per farvi intanto gli auguri di buon inizio anno. Ma ne approfitto come sempre per chiedervi di lasciare un grande like qualora questo video dovesse piacervi, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Sto rifacendo questo video perché mi sono accorto solo a metà che non stavo registrando, quindi non perdiamo quindi altro tempo, andiamo a vedere quelle che sono le curiosità o cose che non sapevi su un personaggio che adoro, Edward Newgate. Soprannomi Barba Bianca, l'uomo più forte del mondo e l'uomo più vicino allo One Piece. La sua prima apparizione nel manga è nel capitolo 234, mentre nell'anime lo vediamo per la prima volta nell'episodio 151. Era un taccagno dalle braccine corte, infatti non offriva mai nulla e chiedeva sempre di vivere agli altri poiché la sua parte la donava alla sua terra natia, Sphinx. Il suo compleanno era il 6 aprile come Mario Merola e il grande Tonino a colla. Era del segno zodiacale dell'Ariete, era alto 4,85 m e il suo gruppo sanguigno era la F. La sua taglia ammontava ben 5 miliardi 46 milioni di berry, cioè la seconda più alta dopo quella di Goldie Roger, mai appartenuta a un pirata. Questo omone gigantesco possedeva i poteri del frutto Gura Gura, cioè il più forte tra i frutti della categoria Paramiscia, con il quale scatenava onde d'urto che si trasformavano in terremoti o maremoti. Aveva tutti i tipi di haki, compreso quello del re. Usava un'alabarda come arma. Era il capitano dei pirati di Barba Bianca che contava tantissime flotte. Questo era il suo Jolly Roger, ha fatto parte dei pirati Rocks. Questa era la sua risata. Ok, ora vediamo quella originale. Era uno dei quattro imperatori, ovvero il titolo che viene attribuito ai pirati più forti dei mari. Lo vediamo quasi sempre con una bandana e da giovane portava lunghi capelli biondi. Che ho scritto qua? Considerava la sua famiglia la cosa più importante del mondo. Amava bere alcol di alta qualità e in grande quantità. Poco prima che Roger morisse, i due bevvero insieme e Roger si offrì di spiegare a Barba Bianca come raggiungere Raftel, ma quest'ultimo rifiutò chiedendo invece di farsi spiegare il significato celato dietro la D nel suo nome. Era uno stratega eccezionale al pari di Sengoku, infatti lo dimostra in più occasioni a Marineford. Come per esempio quando spunta dal nulla, da sott'acqua, dove nessuno se lo aspettava. Oppure quando impedisce ai pacifisti di bloccare i suoi alleati. Questo sarebbe il suo aspetto se avesse la barba veramente. E questo sarebbe se non avesse neanche i baffi. Queste modestamente sono immagini create da me. Grazie, grazie. La sua resistenza era mostruosa, infatti nonostante l'età e i problemi legati ad essa, continuava a combattere. Continuò a combattere anche dopo che Akainu gli brucia via mezza faccia. Nel corso delle sue innumerevoli battaglie ha subito ben 267 ferite da armi da taglio e 152 da armi da fuoco, subendo anche 46 colpi di cannone. Nonostante ciò, la sua orgogliosa schiena non è mai stata segnata da un singolo atto di codardia. Arriviamo alla 25esima ed ultima curiosità. È morto all'età di 72 anni durante la guerra per la supremazia. Benissimo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un grande like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto, ovviamente. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti su quale altro personaggio vi piacerebbe sapere le curiosità e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!